Fabio Toc, eravamo rimasti a quella partita dei playoff con il Città di Marino. Tu dicesti chi passa questo turno poi diventa campione d'Italia. Passò il Città di Marino e è diventato campione d'Italia. È trascorsa un'estate anche piuttosto lunga e movimentata per la prima squadra, ma anche per la Juniores che adesso ricomincia. Insomma, che squadra vedremo quest'anno? Vediamo una squadra tutta nuova, nel senso che su 18 elementi ne abbiamo 15 nuovi, quindi abbiamo incominciato da circa un mese, ci stiamo assemblando, ci stiamo conoscendo e non sarà facile ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso, però siamo qui per provarci, insomma. Ecco, ci sono ragazzi molti di Arezzo, forse in percentuale maggiore, no? Rispetto all'anno scorso. Ti chiedo anche dal punto di vista tecnico, insomma, che tipo di squadra hai costruito e su quali elementi stai pensando di puntare. Allora, in confronto all'anno scorso forse c'è qualche elemento in più di Arezzo, non troppi, uno o due credo. La squadra come sempre è stata costruita dal direttore Martucci, perché lui è responsabile della prima squadra della Juniores. E ripeto, siamo tanti tanti giovani nuovi e l'obiettivo è comunque sia è sempre quello di puntare al massimo, quindi a vincere il campionato e a portare qualche ragazzo in prima squadra. Non sarà facile perché ripeto, il campionato è lungo e noi siamo totalmente diversi dall'anno scorso, però l'inizio è buono, mo vediamo domani, domani il campo darà la risposta definitiva. Ecco, è una prima partita nel Ferentino contro il Lanciotto. Come ci arriva l'Arezzo? Ma l'Arezzo ci arriva con, tra virgolette, con curiosità, ma con coscienza e con personalità, nel senso che sa quello che vale. E anche per me questo è il primo anno che faccio il girone di sopra, quindi non conosco le realtà che andremo a incontrare, però insomma noi al di là di tutto noi siamo l'Arezzo e non temiamo nessuno, ce l'andremo a giocare tranquillamente contro tutti e sono convinto che faremo bene. L'anno scorso hai fatto allenatore della Juniores, vice di Bacis in prima squadra, quest'anno è arrivato Balbo, il tuo lavoro è più centrato sulla squadra giovanile. Cosa ti è rimasto però della stagione passata anche a livello, di campo e di esperienza personale? Di esperienza personale, molta, perché è stato un anno bello, intenso, con molte difficoltà, però credo che all'ultimo la qualità in campo si è vista sotto molti aspetti, del risultato, del gioco, della differenza reti. Poi, sai, non arrivi uno, ma arrivi due, non è il massimo. Abbiamo incontrato di fronte a noi una squadra come il Pontedera che ha fatto veramente qualcosa di importante. Quest'anno, secondo me, è aumentata la qualità nello staff tecnico perché con una presenza come Balbo può solo che farci bene a tutti quanti. Una persona che segue molto la Juniores perché anche a lui piacciono molto i giovani, quindi c'è una totale fiducia e un totale rispetto dei ruoli. Sono contento di essere rimasto perché, ripeto, era un progetto che era iniziato l'anno scorso che ci doveva essere il mister. Per una serie di cose non è andata così, quindi quest'anno ricominciamo questo progetto e credo che insomma, faremo bene tutti. Ti chiedo un'ultima cosa sugli under che sono anche in prima squadra, da Dolci a Pucci, Secci, Macellari, Idromele e Zurli, che era il capitano della Juniores l'anno scorso, Parigi e Contu che hanno già debuttato tra l'altro in prima squadra. Cosa e quanto dobbiamo aspettarci, soprattutto dai nuovi in prima squadra, ma anche da quelli che hanno già un anno di esperienza alle spalle? Ma secondo me ci dobbiamo aspettare molto, ma non per caricarli di responsabilità, perché è arrivato il loro momento. Hanno fatto un anno di transizione, tra virgolette, tra sopra e sotto. E hanno preso coscienza dei propri mezzi e adesso la differenza la devono fare loro, ma non, ripeto, in campo, ma quanto a livello mentale. Cioè capire che adesso fanno parte di una squadra importante, con un allenatore importante e possono fare sicuramente la differenza in un campionato come quello della Serie D, perché i giovani sono importanti. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao, alla prossima.